Dopo un'estate lunga e caratterizzata dal mercato, finalmente si ricomincia a parlare di calcio giocato. Paganese e Bisceglie sono tra le matricole di questo campionato, che non esce a Voto Gomis, selva di gambe, poi la girata di pochissimo al lato da palla del Bisceglie con Partipilo, ancora Anthony Partipilo dalla distanza, e Gomis stavolta è provvidenziale a mandare la palla in calcio d'angolo. Allarga verso Montinaro, al limite dell'area di rigore, Montinaro, destro a giro, e con Gomis che ha mandato la palla in testa a partire dal capitano azzurro stellato, sente l'arrivo di Verdoliak, si butta a terra, calcio di punizione, già battuto, Paccolo dalla distanza, potrebbe anche calciare, va invece da Negro, posizione regolare, Crispino, un miracolo che tiene in vita. Poi Tascone lascia rimbalzare la sfera, che resta giocabile per il Bisceglie, con Montinaro in area di rigore, destro a giro, deviato, e sul secondo palo Jovanovic dei suoi sono stati pericolosi, forse anche a tratti sfortunati, per cui Montinaro dentro il pallone per Partipilo, Carini non perfetto, Partipilo, e con il busto e il gomito in area di rigore parte Lugo Martinez, è una parabola di Richard Lugo Martinez al quarto minuto a portare in vantaggio il Bisceglie. Quarto minuto della ripresa, Bisceglie avanti con una perla da parte di Lugo Martinez. Regolanti, Garofalo, Bernardini, Pavan, Buxton, Cesaretti e Dinielli. Occhio qui intanto a Scarpa, prova a cambiare lato verso Talamo, colpo di testa. Sono tre uomini della Paganese che quasi sono ostacolati, poi Talamo col destro, palla alta. Occhio qui intanto a Partipilo che entra in area di rigore, Partipilo sul sinistro, Partipilo, e il 2-0 del Bisceglie con Anthony Partipilo che ha fatto tutto da solo, ha messo a sedere anche Gomis, e al 17° minuto porta il Bisceglie sul 2-0. Non è cambiato l'assetto tattico del Bisceglie che è rimasto col 4-3-3, occhio qui allo spunto di Buxton che entra in area di rigore, velocissimo Buxton, Crispino sul primo palo. Poi Buxton riesce ad anticipare proprio Markic con Regolanti che si avventa sulla seconda palla. Cesaretti, destro a giro, palla che passa sotto le gambe di Petta. Centrale, ancora Talamo, dentro per Cesaretti, posizione regolare, dentro c'è Regolanti, Cesaretti sul fondo al rimorchio, e poi la palla che sfila sul tentativo di Talamo. Cronometro, pochi secondi al termine. Ed ora il triplice fischio e titoli di coda al Marcello Torre. Parte benissimo l'avventura in Serie C del Bisceglie, che alla prima in C1 dopo 19 anni vince 2-0 allo stadio Marcello Torre.